buongiorno a tutti. Voi vi aspettate un video per anticipare quattro chiacchiere sulla Champions League di stasera? E invece no, stasera poi parleremo di calcio. Io invece voglio fare un video e parlare un po' delle cose che piacciono a noi, un po' di cose. Visto che abbiamo fatto un video, vi chiedo una cosa, voi sapete che io non ho mai chiesto di condividere video, no? Questi video purtroppo vanno condivisi, perché se vedete il grande successo che ha fatto il video l'Italia galleggia e le pecore dormono, che ha avuto un bel po' di seguito, il video che ho fatto dopo YouTube ha deciso di tenerlo fermo lì, perché purtroppo se l'algoritmo non te lo spamma, loro se vogliono bloccarti un video te lo bloccano. E quindi bisogna condividere, perché queste chiacchiere qua bisogna farle tutte in compagnia, non devo farle da solo. E l'ultimo, il penultimo è stato proprio, no, l'Italia galleggia e le pecore dormono. Se fossi spagnolo oggi direi la Spagna galleggia e le pecore dormono, perché purtroppo il problema è sempre delle pecore che dormono. Purtroppo il problema è sempre un popolo che non si accorge di nulla, o che si accorge e fa finta di nulla, perché forse è più comodo, non lo so. Cioè, guardate la Spagna, no? La Spagna che oggi, fra ieri e oggi, ancora bombardata d'acqua, no? Barcellona, eccetera, eccetera. Valencia, sapete tutti quello che è successo. Ma la Spagna nel 2004, se non sbaglio, fu la prima che ritirò le truppe in Iraq. E dopo circa 20 giorni, un mesetto, clamorosa esplosione, adesso non ricordo dove successe, e ancora non si è capito perché c'è stata questa esplosione, e ci sono stati parecchi danni e parecchi feriti, forse anche qualche morto. Ma è una coincidenza ovviamente, ma figuratevi se io posso pensare a qualcosa di diverso. Coincidenze. Sono tutte coincidenze. Come coincidenza, ovviamente, questo attacco climatico che sta subendo la Spagna, guarda caso però, dopo che ha detto, boh, noi a Israele non diamo più una lira per le armi, non diamo più armi, non diamo più un cazzo, basta, finita lì, arrangiatevi, no? Altra coincidenza, lungi da me pensare a qualcosa, ma guarda caso che sono sfigati un po' sti spagnoli, perché guarda caso, bombe d'acqua a non finire con queste navi che si vedono, no? Navi nucleari, navi termiche che girano, che parlano. Adesso dicono, io non la so sta cosa, dicono che adesso si trova in Italia quella nave lì, vabbè, queste centrali elettriche galleggianti che girano. Ma detto questo, che non voglio parlare di quello che non so, detto questo, si vedono queste coincidenze. Poi salta fuori e ci scusiamo perché non abbiamo avvertito in tempo, no? Perché qua si spendono milioni e milioni e milioni di euro
no, di gente che sta lì a dire se domani piove, nevica o c'è il polline o c'è il traffico o c'è questo o c'è quell'altro, guarda caso quando succedono questi disastri non sa niente nessuno, perché sono così all'improvviso, così, perché i cambiamenti climatici, sapete, quelli quando arrivano arrivano, ma non guardano in faccia a nessuno. Però guarda caso ci sono video che poi direi complottisti, complottisti, video di scie che coprono Valencia praticamente ore prima del disastro, no? No, ma erano scie di condensa, ovviamente, quelle non permettetevi, perché siete dei complottisti di merda, non permettetevi. Io veramente non riesco a capire come possa la gente continuare a far finta di niente. Ma a parte per queste cose che sono molto importanti, perché io, se vi ricordate, in quel video lì, chi l'ha visto, chi vedrà questo, se si ricorda quello che ho detto nell'altro video, ho detto non vi preoccupate che chi in un modo, chi nell'altro e chi nell'altro, verremo toccati tutti da queste cose qua, chi per l'alluvione, chi per il biberon, chi per un'altra cosa, chi per l'altra, chi per l'altra, tutti, tutti, tutte le popolazioni, tutto il popolo, tutte le persone normali, succederà queste cose, ovviamente per coincidenza, perché quindi io non capisco come fa il popolo a far finta di niente, a farsi manipolare da un gruppo di persone, pur potenti che siano, più pur però io torno a ripeterlo, voi siete potenti, potentissimi. Ma siete pochi. E quindi se qualcuno si unisse, si svegliasse, la vostra potenza non so fino a che punto durerebbe. Continuate a maltrattare i popoli. Ultima notizia ieri in Italia, che hanno tolto, se non vado errato, l'assegno di sostentamento per tutte le famiglie con i disabili. Un'altra porcata, un'altra vigliaccata fatta agli italiani, perché non ci sono soldi, però i soldi per l'Ucraina li troviamo, i soldi per Israele li troviamo, soldi per le guerre li troviamo, per aiutare le famiglie con i disabili non ci sono soldi. C'è gente in fila alla Caritas, c'è gente che non riesce a mangiare, e voi gli permettete di fare tutto questo, e il popolo italiano continua nella sua ignoranza, nel suo voler mettere la testa sotto la sabbia e pensare che vada tutto bene. Il popolo italiano è in fila negli hub vaccinali. Ho visto ieri le liti, no, sono arrivato prima io, devo andare tutti mascherati. Io in un certo punto, quando li ho visti, ho detto, ah cazzo, ma siamo in febbraio, è carnevale. Poi mi ha detto, no, guarda, siamo in novembre. Allora c'è qualcosa che non va, no? Tutti mascherati di nuovo, tutti... Io veramente, quando dico fanno bene, perché loro perché ci vogliono eliminare, perché ci vogliono, non ci calcolano neanche, perché siamo degli esseri inutili, siamo esseri inutili. Io veramente non ho neanche più la forza di incazzarmi, non ce l'ho più, perché purtroppo io ho sempre detto che ognuno ha quello che si merita, e noi meritiamo questo. Tutto il popolo italiano merita questo. Ma noi
Non lo so, siamo veramente. Popolo di merda, cioè non mi viene. Cioè, se no sarai molto più pesante. Allora definiamoci un popolo di merda, no? E basta, bello. Basta. Non si fa nulla, perché tanto chi protesterà adesso per l'ultima cazzata del governo di togliere un sostentamento alle famiglie con il disabile? Chi protesterà? Protesterà il disabile, perché all'altro non gliene frega un cazzo. Che cazzo me ne frega a me, no? Se il disabile gli tolgono i soldi, cazzi suoi, perché questo è il ragionamento del popolo italiano. Non gliene frega niente a nessuno. Qua, ho mangiato io, abbiamo mangiato tutti. Io sono veramente deluso e sono veramente ormai rassegnato che questo popolo non ha più via di scampo. Questo popolo gli possono fare la qualsiasi, ma la qualsiasi. Avete visto voi proteste? Perché pare che dal 1° novembre è scattata quella legge, che non l'ho seguita bene, però pare che adesso tutti i neonati appena nati vengono siringati, ma non delle vaccinazioni vecchie, no, vengono siringati con il discorso biberon RNA, come cazzo si chiama, no? Già dalla nascita, siringato, no, vai. Avete visto proteste, avete visto... Perché io a me che piacciono molto i bambini, mi piacciono tanto davvero i bambini. Cos'è, un mese fa in live ho detto: nonostante a me piacciono tantissimo i bambini, io penso che oggi chi mette al mondo un figlio è un incosciente. Ma cercate di capire bene quello che voglio dire, no? Io capisco benissimo che un bambino è la più bella cosa, no? Che due esseri umani che stanno insieme, due marito e moglie, uomo, donna, no? Possono volere, no? Però oggi se io faccio un figlio, qual è la prospettiva che ho futura? E non parlo economica, perché sennò allora farebbero i figli solo i ricchi. No, la prospettiva, cioè che futuro gli devo dare a questo? 5-6 microchip sotto la pelle, vaccinati tutti gli anni, cos'è che gli posso garantire io, visto che non c'ho una lira? No, quindi un futuro economico forte non lo posso garantire, quindi cos'è che gli posso garantire? Posso garantire che ogni anno devo farlo biberonare, che fra un po' ci avremo il microchip nel cervello, sotto il polso, sotto il culo, non lo so, cos'è che gli devo garantire io a sto bambino che nasce con 50.000 euro di debiti, tra l'altro? Ecco perché in Italia non fanno più figli, ma fanno bene. Fanno bene. Detto questo, chiudiamo il video perché sono diventato troppo lungo, ho voluto fare un discorso, no? Due chiacchiere come se fossimo al bar. Detto questo, attenzione alle coincidenze che succedono, no? E quando vi dico che in Italia non decide la Meloni, non decide Renzi, non decide Salvini, non decide Di Maio, non decide Conte, non decide nessuno, decide Washington. Ci vediamo alla prossima.